Ciao amici! Esistono dei paesi in cui l'addestramento militare deve essere perfetto sotto tutti i punti di vista e nulla deve essere lasciato al caso. Questo addestramento accanito ha come obiettivo quello di garantire la migliore condizione fisica e morale per il militare, il quale deve essere in grado di affrontare tutte le condizioni in cui può ritrovarsi. Oggi stiamo per scoprire insieme in cosa consiste l'addestramento militare per i russi, i cinesi, i taiwanesi, così come in altri paesi che sono famosi per il loro programma di addestramento militare intensivo. Quindi mettiti comodo e contieni bene la tua adrenalina, perché ecco a te gli addestramenti militari più estremi del mondo. Si parte! Alcuni governi usano prevalentemente delle condizioni climatiche dure per portare a termine i loro programmi di addestramento militare. In Corea del Sud, ad esempio, uomini e donne militari che fanno parte delle forze speciali si allenano su una neve profonda a temperature che possono essere talvolta di meno 5 gradi. Questo programma di allenamento intensivo, che dura 10 giorni al fianco dei berretti verdi americani, si svolge ogni anno nelle montagne di Pyeongchang, ad est della capitale Seul. L'allenamento dei militari contiene degli esercizi come la corsa a torso nudo per gli uomini, lo sci maneggiando dei fucili per degli esercizi di tiro di precisione, delle sedute di combattimento, così come la subacquea in un fiume ghiacciato. Benché questo addestramento militare intensivo in piena neve possa sembrarti difficile e impossibile da seguire, esiste tuttavia un buon motivo. Infatti questo programma consente ai militari delle forze speciali sudcoreane di adattarsi a queste condizioni climatiche che, per quanto rudi, servono a svolgere bene le loro missioni. Questo consente loro anche di sviluppare una grande pazienza, così come lo spirito di perseveranza, altrettanto dal punto di vista fisico e morale. Come succede per i militari della Corea del Sud, i soldati cinesi non esitano a loro volta ad affrontare la neve e il freddo estremo per seguire il loro addestramento militare. Vestiti soltanto con i loro pantaloni di rete, questi giovani soldati sembrano persino divertirsi mentre si allenano sulla neve. Disciplina e morale alto, questi sono i principi dell'esercito cinese, che bada a far seguire ai suoi soldati un programma di addestramento militare basato anche sul coraggio, la prudenza e il sangue freddo. Uno degli esercizi più insoliti che i soldati cinesi devono effettuare per sviluppare queste qualità morali e fisiche è senza dubbio quello della patata bollente. No, non stiamo parlando di una patata vera, in realtà si tratta di una granata inesplosa e di cui la miccia è accesa. In questo esercizio particolare, che può sembrarci un po' rischioso, se non addirittura pericoloso, i militari devono giocare con questa bomba pronta ad esplodere, lanciandosela l'un l'altro finché la miccia si consumi completamente. Tutti devono buttarsi per terra e coprirsi la testa per non essere feriti a causa dell'esplosione. Ecco un gioco molto divertente. Se la disciplina e il coraggio sono le caratteristiche principali di qualsiasi programma di allenamento militare nel mondo, la capacità di gestire lo stress rappresenta anche un altro criterio di grande importanza. Tra i russi questo fattore è preso in considerazione talmente bene che gli Spetsnaz, le unità di intervento speciale in Russia, includono nel loro programma di addestramento militare un esercizio dei più strani e dei più insensati, l'uso di proiettili reali. Infatti l'esercito russo ha introdotto questo addestramento militare, che considerato come uno dei più difficili del mondo, in modo che i soldati possano imparare a gestire il loro stress nel modo migliore che ci sia. E ovviamente questi soldati devono essere dotati delle attrezzature di protezione necessarie. Indossano giubbotti antiproiettili, i soldati russi dicevano pallottole reali quando si trovano a una distanza che solitamente non supera i 2 metri. I soldati colpiti devono allora imparare a reagire il più velocemente possibile, contrattaccando in modo molto preciso, risolvendo al contempo dei calcoli mentali in queste condizioni. Altra cosa, i militari devono anche imparare a sparare su bersagli mentre delle persone volontarie, che simulano dei passanti, passeggiano vicino in tutta libertà. Immagini questo? A colpo sicuro, questo esercizio di sparo con cartucce col bossolo reale consentirà a questi militari di sviluppare una grande capacità a gestire lo stress e insegnerà loro a mantenere i nervi saldi. Alcuni governi adottano dei programmi di addestramento militare in cui la forza e la resistenza fisica sono le parole chiave. In Corea del Sud, per esempio, i militari si dedicano ad esercizi fisici molto rigorosi durante i quali devono imparare a rompere assi di legno con i loro piedi, così come mattoni e blocchi di cemento con i loro pugni, ma anche con la testa. Ecco ciò che definiamo avere la testa dura.
Ma lo scopo dietro a questo addestramento militare insolito non è soltanto di consentire a questi soldati di divertirsi un po' dedicandosi a sedute di kung fu o di sviluppare la resistenza della loro scatola cranica. No, per il governo sudcoreano questo allenamento fisico è una cosa estremamente importante e necessaria, alla quale i militari devono essere formati in modo da tenersi pronti in caso di necessità. Questi soldati, che risultano essere veri artisti marziali, mostrano con orgoglio la loro forza facendo delle dimostrazioni durante le parate militari. Dai soldati della Marina americana l'allenamento sotto l'acqua è una cosa obbligatoria, ovviamente. Tuttavia, per preparare bene questi soldati che in futuro faranno parte di una delle unità più potenti dell'esercito americano, il programma di allenamento militare include una serie di esercizi, i quali hanno un obiettivo principale molto preciso. Infatti, l'addestramento militare dei Marines ha come scopo di sviluppare l'adattamento di questi soldati all'acqua fredda, così come la loro resistenza all'annegamento. Per aiutarli a dispiegare queste due capacità essenziali nelle missioni che svolgeranno, l'addestramento militare dei Marines sotto l'acqua si svolge in una piscina piena di acqua ghiacciata che ha una profondità di 4 metri. In questa piscina i Marines devono imparare a scendere e a salire una ventina di volte senza fermarsi, avendo al contempo le mani legate dietro la schiena. Ancora in questa posizione devono anche continuare a nuotare per 5 minuti e alla fine devono andare a cercare un paio di occhialini da nuoto che si trovano nel profondo della piscina, poi riprenderli tenendoli fermamente tra i loro denti. Estenuante, no? Durante un addestramento militare bisogna saper affrontare tutto, compreso il fuoco. In Cina, ad esempio, il programma di addestramento militare contiene un esercizio molto particolare, il salto attraverso dei cerchi di fuoco. Indossano la loro mimetica e sono dotati delle loro armi e delle loro attrezzature. I soldati cinesi devono imparare ad affrontare le fiamme e per questo sono tenuti di conoscere le buone tecniche che consentiranno loro di riuscire ad evitare il fuoco, anche sfiorandolo. Degna di una vera cascata, questa prova, che sembra così spaventosa e impossibile da realizzare a prima vista, ha eppure una grandissima importanza. Infatti, questo allenamento militare fuori dal comune consente a questi soldati di avere la stessa scarica d'adrenalina e vivere le stesse sensazioni che si trovavano su un vero campo di battaglia. Tra l'altro, la prova dei cerchi di fuoco aiuterebbe anche i soldati a sviluppare i loro riflessi di sicurezza, oltre alle loro competenze pratiche. L'isola di Taiwan conta uno dei programmi militari più intensi del mondo. Per poter finalizzare i loro programmi militari, i cadetti del Corpo della Marina devono subire una serie di test tutti diversi gli uni dagli altri, i quali invece non hanno nulla di semplice. Tuttavia, una delle prove più impegnative di questo programma rimane senza dubbio quella della Road to Heaven. Si tratta dell'ultima fase di questo programma di allenamento militare estenuante che dura 10 settimane. In questo esercizio, i militari del Corpo della Marina devono cadere sui gomiti su una superficie rocciosa. Dopodiché devono iniziare a strisciare torso nudo su queste rocce coralline e rugose per una distanza di 50 metri, aiutandosi con le loro spalle, i gomiti, le ginocchia e la schiena. Questa prova contiene 10 fasi. In ognuna di esse i militari devono fermarsi ed effettuare un nuovo esercizio e all'occorrenza ricominciare fin dall'inizio per ordine del loro istruttore, se quest'ultimo non è soddisfatto della loro prestazione. In questa prova, che simula un atterraggio su una spiaggia rocciosa, i futuri uomini rana imparano non soltanto a strisciare su superfici difficili da percorrere, lasciandosi cospargersi di tanto in tanto con getti d'acqua salata, ma imparano anche a sconfiggere il dolore grazie alla loro forza d'animo. Infatti, questi soldati coraggiosi non smettono di ripetere forte e chiaro che non hanno paura del dolore per tutto il tempo che dura il loro esercizio. Il tutto sotto gli applausi incoraggianti dei loro compagni, dei loro amici e della loro famiglia che hanno il diritto di assistere allo svolgimento di questa prova. Il fatto di riuscire questo esercizio intenso consentirà loro di diventare uomini rana e far parte dell'esercito di elite di Taiwan. Ma il programma militare taiwanese non si limita soltanto a questo allenamento rigoroso. Infatti il governo dell'isola di Taiwan bada anche a dotare i suoi militari, specialmente quelli delle forze speciali, delle attrezzature tra le più stravaganti, tra le quali maschere antiproiettili senza visiera. Queste maschere di protezione balistiche sono destinate a proteggere i soldati dai proiettili di calibro 44 Magnum. Una protezione sì, ma al prezzo della scomodità e di un look, bene, diciamo un po' lugubre, cosa da scoraggiare il nemico. E per finire, ecco un altro addestramento militare che richiede anche la forza. Si tratta in realtà dell'esercizio del pugno duro, un esercizio effettuato dai militari nordcoreani. Famoso per il suo programma di addestramento militare intensivo, l'esercito nordcoreano inculca alle sue reclute un esercizio che consentirà loro di sviluppare la loro capacità a dare pugni, e non in un modo qualsiasi. Per imparare a dare bei pugni, i soldati nordcoreani devono dedicarsi a sedute di esercizi che, il meno che si possa dire, metteranno un albero KO. Questo addestramento
allenamento intensivo consiste nel lanciare migliaia di pugni a un tronco d'albero, a coperture metalliche, a mattoni e molte altre cose. In questo modo i militari nordcoreani impareranno ad affrontare qualsiasi forza e saranno assolutamente in grado di difendersi a mani nude. Infatti, questi pugili non esiteranno mai a mettere le mani addosso in caso di necessità e saranno sempre pronti a lanciare un bel pugno a chiunque osa provocarli. E ne puoi essere certo, fanno davvero male. Erano i 10 programmi di addestramenti militari più estremi del mondo. Dici cosa ne pensi di tutto ciò? Se tu avessi la scelta di seguire un addestramento militare tra quelli che abbiamo appena visto oggi, quale sceglieresti? Lasciaci la tua risposta nei commenti. Grazie e a presto! Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!